Benvenuti, buonasera. A nome delle Paoline vi ringrazio intanto per essere venuti qua, per la vostra partecipazione. Do il benvenuto al dottor Vincenzo Varagona, che è l'autore del libro che presenteremo stasera, Il medico della SARS. Giornalista, un sacco di cose, fa qualcosa in TV anche, mi sembra, no? Sì, quindi sì, lavora in TV, quindi sono una persona molto attiva. È partito oggi apposta per venire da noi da Ancona, quindi lo ringraziamo doppiamente perché si è preso un sacco di pioggia per venire fino qua, e sarà presente domani al Salone del Libro di Torino, per questo è anche in queste zone. Do anche il saluto a Don Pier Davide Guenzi, che tutti conosciamo, responsabile in questa serata in particolare, l'abbiamo chiamato, della Pastorale della Salute e moderatore dell'incontro che faremo stasera. Grazie a Suor Luisa. Allora dico solamente alcune cose su come svolgiamo la presentazione di questo bel volume, Il medico della SARS, Carlo Urbani, raccontato da quanti l'hanno conosciuto. E dirò io le impressioni di un lettore. La prima parte è appunto più dedicata alle mie risonanze davanti a questo testo, e poi Vincenzo Varagona ci proporrà un servizio giornalistico che fu realizzato 10 anni fa, giusto? No, questo qui questo è per il decennale. Proprio adesso. Sì, per il decennale, appunto. Ci sono delle immagini di Tommaso e di 10 anni fa, questo sì, però. Okay. Era sì. Meglio che lo presentasse lui. No, chiaramente. No, non l'ho visto. Quindi è un servizio che appunto è realizzato per TG3 Marche. Sì, sì. E poi dopo lasciamo la parola a lui, soprattutto ci piacerebbe sapere come è cresciuto non solo la conoscenza di un uomo, ma come è cresciuto l'autore accostandosi a questo uomo e alle persone che l'hanno amato e l'hanno conosciuto. E poi dopo c'è anche certamente l'impresa di mettere ordine a tutte le cose e dargli poi una forma editoriale. Allora, queste sono, direi, 5 impressioni che io ho avuto leggendo questo libro, e cercherò non solo di raccontare queste espressioni, mi sono segnato tutta una serie di pagine, ma mi concentrerò soprattutto su 3 testi che cercherò di proporre, di leggere a voi, non solo come invito alla lettura, ma anche per entrare ulteriormente dentro il personaggio. Posso solamente dire che se noi digitiamo su un motore di ricerca tra quelli più famosi il nome Carlo Urbani, troviamo più di 2 milioni di collegamenti, e di cui ovviamente il primo è sempre la voce della Wikipedia, che è stata appunto dedicata a questo medico che ha legato il suo nome nella storia della medicina e soprattutto della microbiologia, per avere, direi, tempestivamente evidenziato, dietro episodi riconducibili alla polmonite, una nuova malattia, una nuova forma di malattia, che appunto conosciamo con l'acronimo di sindrome respiratoria acuta severa, detta anche polmonite atipica per noi comuni mortali, no? Per i medici è più giusto chiamarla con l'acronimo. La prima impressione che ho avuto leggendo questo testo è che la grandezza di questo uomo si è svelata pian piano dopo la sua morte. E direi la testimonianza più interessante è quella della giornalista di Avvenire, che quasi per caso, appunto per fare il suo dovere di stare sul pezzo, insomma, come ogni buon giornalista, compone, a partire dalla notizia di agenzia della morte 10 anni fa di Carlo Urbani, un pezzo per Avvenire, e poi pian piano scopre in realtà davvero la ricchezza di questo uomo. Questo credo che sia un utile insegnamento nei confronti anche della nostra vita, che spesso appunto ci vede mettere in mostra le nostre ricchezze, mentre invece la profondità e la verità spesso resta celata, e nel caso di Carlo Urbani è esplosa, direi, soprattutto dopo la morte.
tanto che sono già state composte più di una biografia. E questo volume che presentiamo questa sera ha una particolarità. Non è tanto il dottor Varavona l'autore materiale, ma è l'organizzatore di un approccio poliedrico alle differenti esperienze di vita di Carlo Urbani, raccontato attraverso quelli che l'hanno conosciuto, quelli che l'hanno apprezzato, sia proprio perché legati da vincoli familiari, sia da amicizie della prima ora come da amicizie dell'ultima ora, come nel caso ad esempio del console vietnamita, cui Carlo Urbani consiglia al figlio di vaccinarsi contro l'influenza giapponese. Questa prima impressione, a noi che appunto spesso andiamo alla ricerca di grandezze che hanno lo spazio appunto delle pagine dei rotocalchi, questa invece è una profondità che si è svelata pian piano. La seconda impressione, che apre subito alla prima lettura che vorrei farvi, è il peso delle scelte sul corso della vita e la coerenza tra chi sei e ciò che fai. Effettivamente il meccanismo della scelta è quella che dà più possibilità, ci introduce dentro un tipo di percorso, ma nella vita di Carlo Urbani questo percorso credo abbia avuto anche altre possibilità di fuoriuscita, di ritornare magari al tranquillo ambiente di un primariato in un ospedale marchigiano, e invece l'ultimo segmento della sua vita è a servizio dell'organizzazione dell'OMS, delle Nazioni Unite. E soprattutto allora quanto certe scelte, poi vedremo anche il retroterra, perché è importante anche questo, quanto appunto certe scelte diventano discriminanti il percorso della nostra vita. Certamente l'ultima, quella di portare la famiglia in Vietnam, compreso un bambino, una bambina anzi, nata da pochissimi mesi. E questa è stata certamente l'ultima, l'epilogo per certi versi, ma poi ci sono anche state tante altre scelte di coerenza. Questa coerenza che Carlo Urbani confessa a un suo paziente. Non è così usuale che un medico scriva delle email ai suoi pazienti. Lo è se appunto uno di questi pazienti è un uomo comune, un elettricista di un paese marchigiano che ha conosciuto la droga, è stato malato di AIDS, è stato curato anche dal dottor Carlo Urbani. E il rapporto medico-paziente è anche diventato una sorta di rapporto di confidenza, tanto che appunto sul computer di Pierluca Pancotto un giorno compare questo scritto che viene da Carlo Urbani ormai in Vietnam, in cui emerge tutta la coerenza tra ciò che sei e ciò che fai. Per il mio vissuto ti posso dire di non avere mai trovato una grossa differenza tra esterno e interno. Quello che uno fa di visibile, lavoro, impegni, vita di relazione, non dovrebbe essere altro che il risultato di quello che ha dentro, in termini di affetto, passioni, amore. Il lavoro non è altro che il risultato di quel che sento dentro. E non potrei farlo se non fosse associato a una realizzazione dei miei intimi sentimenti. Una grande passione interna per la vita fa lavorare bene. Come fare un lavoro che piace non può che alimentare questa passione. L'esterno dunque non è poi così lontano e dissimile dall'interno. Solo così lavorare o discutere o partecipare ad associazioni non pesa. Non è sentito come cosa dovuta, ma invece cosa desiderata. Proprio perché lì portano le pulsioni interne. Se il lavoro non è legato agli affetti, finirà per essere vissuto come una faticosa esperienza, in cui anzi emerge il peggio di noi. Gelosie, invidie, stupida concorrenza. Ogni riferimento a fatti o cose reali
è puramente casuale. Ecco, questo specchio, secondo me, di questa bellissima capacità di determinarsi attraverso alcune scelte e ovviamente di essere sostenuto anche da una moglie, da una famiglia che l'ha anche accompagnato dentro certi percorsi, ma questi percorsi sono unificati da questo tratto coerenziale tra ciò che sei e ciò che fai. Ci sono però delle radici nella giovinezza di Carlo Urbani che vengono a essere messe ben in evidenza, soprattutto nella prima parte del testo. Carlo Urbani, come tanti giovani della fine degli anni 50, sente il cristianesimo non solo come un percorso di ricerca spirituale, ma un percorso anche di impegno sociale. E matura effettivamente all'interno di istituzioni ecclesiali anche uno spirito di servizio, potremmo dire anche creativo, perché magari si parte da alcune associazioni più consolidate, più storiche, come può essere per le Marche l'Unità, il servizio di accompagnamento ai luoghi di pellegrinaggio delle persone ammalate, ma poi si apre anche a nuove esperienze coinvolgendo l'intero paese, il piccolo paese dove abitava con babbo e mamma, e in esperienze di accoglienza di persone disabili per vivere dei periodi di ferie, di festivi. Queste matrici antiche di un cristianesimo appunto che si esprime soprattutto nel profilo anche della cura dell'umano e non semplicemente della cura delle cose dello spirito. E effettivamente è l'armonica su cui poi Carlo Urbani sceglierà altre forme di servizio. Forme di servizio in istituzioni laiche, civili, come possono essere i Medici Senza Frontiere prima e poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La quarta impressione fortissima che ho avuto è l'unione nell'esperienza professionale di Carlo Urbani tra l'occhio clinico e lo sguardo medico. Non sono la stessa cosa. L'occhio clinico è l'occhio che vede e che deve constatare, l'occhio che si posa sul microscopio per evidenziare appunto forme virali, forme batteriche, è l'occhio che quindi documenta l'oggettività di una patologia. E Carlo Urbani come microbiologo avrebbe potuto tranquillamente fermarsi qui, semplicemente a un esercizio serio, documentato, scientifico, della sua maniera di vedere e quindi in qualche modo scoprire e leggere le forme patologiche. Eppure nella sua esperienza emerge questa unione. Alla acribia della ricerca si unisce anche lo sguardo medico, dove effettivamente qua entriamo in un'altra dimensione, che non è semplicemente la dimensione del vedere, ma è la dimensione del guardare. Verbo che si carica di risonanze umane. Se vedere è un atto fisico, guardare è in fondo un atto che coinvolge interamente la persona. Perché la radice della parola guardare contiene esattamente, o sguardo, contiene esattamente la parola guardia. La parola di stare in guardia, di custodire, di stare presso l'umano ferito. Lo sguardo medico è uno sguardo che appunto non è semplicemente il vedere e il diagnosticare una patologia, ma prendersi in carico la cura delle persone, soprattutto se queste persone effettivamente vivono in contesti di vita che li vede drammaticamente esposti anche a patologie che da noi sono state largamente vinte o comunque non sono così aggressive. Ecco, importante questo, c'è l'occhio clinico che deve vedere bene, ma c'è anche lo sguardo umano che si impegna a custodire non solamente l'umano ferito, perché poi diventa anche sguardo sulla realtà del mondo, sguardo anche che interpella. C'è un passaggio fortemente importante che anche l'associazione che è nata a partire e raccogliendo l'eredità di Carlo Urbani, la fondazione addirittura vuol fare, poi ne parlerà magari meglio lui, però mi ha molto colpito questo, quello di fare pressione sulle multinazionali del farmaco per mettere a disposizione a prezzi calmierati i farmaci per nazioni che non hanno lo stesso tenore di vita delle nostre, dei nostri paesi.
E ancora allora di più, non è solo lo sguardo del medico, è anche lo sguardo dell'uomo, del cittadino del mondo, che vede anche profonde disuguaglianze nell'accesso anche a presidi medici basilari, chiamiamoli così. Per questo allora, certo, Carlo Urbani, quarta impressione, la quarta impressione era appunto questa dell'occhio clinico e sguardo medico, quinta impressione, Carlo Urbani è noto, se apriamo anche la voce Wikipedia, per aver isolato tempestivamente, ha prodotto comunque più di 700 morti, e qualche settimana fa si leggeva che probabilmente una forma variata di SARS è ancora attiva e quindi saranno necessarie delle opere di contenzione, ma la pressione poi che ha fatto per la contenzione appunto di questa malattia ha impedito la sua espansione. Una verità oggettiva, una verità medica che Carlo Urbani ha vissuto integralmente, come una verità portata sulla propria pelle. Sembra di leggere le storie dei vecchi medici che andavano a curare con quello che avevano gli appestati e contraevano loro stessi la peste nel tentativo di combatterla. Sembra così strano, nel 2003, che possa succedere ancora questo. Ma non è solamente la scoperta, appunto, o l'isolamento, ecco, la definizione di questo tipo di malattia. È esattamente quello che vi dicevo poc'anzi. Una sanità misurata sul metro della giustizia sociale. Fare diagnosi, soprattutto nei paesi del sud-est asiatico, ha comportato anche una forte pressione per la giustizia sociale. E Carlo Urbani ha avuto la fortuna, l'onore, il merito, non saprei come dirlo, di andare a ritirare per l'Associazione Medici Senza Frontiere nel 1999 il premio Nobel. E in quell'occasione tenne un breve discorso, non è dato di sapere da quello che ho letto se fu concordato, diciamo, a livello di presidenza o fu redatto totalmente da lui. Eppure, ecco, questo premio dà l'occasione appunto a Carlo Urbani, in quell'assise forse più alta per la cultura del mondo, non solo di sottolineare l'importanza di una sanità umana, o attenta alla globalità dell'uomo, ma anche per una sanità giusta. E allora vale la pena di risentire alcune di quelle parole che sono risuonate a Stoccolma nel 1999. Ora ricordiamo quei momenti in cui essere indipendenti e neutrali ci costava sacrificio, ci faceva rinunciare a scorte armate o a finanziamenti in situazioni difficili, ma ci poneva in stretto contatto con le vittime, facendoci diventare dei testimoni dell'orrore di fatti ed eventi che fanno della dignità umana un sanguinante misero fardello. E poi raccontare le privazioni dei diseredati, la lontananza degli esclusi, indicare in abusi e violenze i veri terremoti e uragani contro cui è davvero difficile, se non impossibile, costruire argini o rifugi. E da quella vicinanza alle vittime, duramente conquistata, che abbiamo raccolto informazioni, abbiamo lanciato campagne di pressioni nazionali o sovranazionali. Risultati che completano il senso del distribuire farmaci o suturare, che non ci fanno sentire vani gli sforzi e i sacrifici di chi condivide paure, rabbia e delusioni con i milioni di individui che popolano villaggi dimenticati, invivibili aree metropolitane, inimmaginabili campi di rifugiati. Ecco, questo credo che sia sufficientemente eloquente. Volevo concludere questo breve intervento con la sesta impressione, che a un certo punto viene fuori da uno dei testimoni. Ma quanti Carlo Urbani ci sono ancora in giro? Alcuni di voi sono medici, alcuni vivono altre professionalità. Quante cioè persone ci sono che sanno esattamente soppesare le decisioni importanti della propria vita, che non ostentano la propria grandezza, ma la nascondono nella tenacia del loro lavoro, che hanno la radice antica della passione per l'uomo, che sanno unire l'oggettività dello sguardo con la soggettività partecipe alla condizione di chi soffre,
che sanno fare anche della sanità non solamente una vocazione a curare i mali dell'uomo, ma anche a riparare le ingiustizie del mondo. Quanti Carlo Urbano ci sono ancora in giro, di cui forse qualcun altro scriverà la biografia, scoprirà, non magari troppo tardi, la loro ricchezza umana. E questo l'ho trovato in modo particolare nella commemorazione che l'amico e poi diretto collaboratore, poi prosecutore di alcuni ruoli di Carlo Urbani, il dottor Carlo Grifoni, ha fatto in occasione del suo del funerale di Carlo. È un discorso molto lungo, vi leggo solo alcuni passaggi che possono essere più interessanti. Carlo, durante la sua vita, sino all'ultimo, ha sempre seguito e reso visibile, tangibilmente, con la sua dedizione verso i sofferenti, il nostro credo, il nostro ideale di vita e di comportamento. E lo ha fatto con una serie di gesti, di atti medici e non, ma soprattutto con la sua passione, il suo amore verso quegli uomini, donne e bambini che a migliaia vivono in quell'inferno di tante parti del mondo, che nessuno conosce e di cui nessuno parla, se non quando si raggiungono certi numeri di feriti e di profughi. Carlo, come tanti di noi, è andato là, in mezzo a loro, e ha vissuto in prima persona certe realtà che per molta gente sono inimmaginabili. Con il suo lavoro a favore dei più poveri ha dimostrato a tutti noi come la solidarietà e l'amore verso chi soffre, spesso senza alcuna colpa, se non quella di essere nato in Cambogia piuttosto che in Italia, siano dei valori per cui valga la pena non solo di vivere, ma anche di morire, perché conoscendolo sono sicuro che se potesse tornare indietro egli rifarebbe tutto quello che ha fatto, sino all'ultimo momento. Mi ricordo soprattutto la sua forza, la sua tenacia nell'affermare come accanto ai puri atti medici la nostra azione deve essere completata e rafforzata dal sostegno e dalla testimonianza a favore delle genti da noi soccorse e come dovessimo dar voce a quelle persone che voce non hanno mai. Mi ha colpito molto questa cosa, no? La qualità dell'atto medico che non è solamente circoscritta in quello che fai, ma in qualche modo assorbi, senti quella vita che in qualche modo può essere fortemente piegata nella sua dignità. E se sei guardiano di quella vita, in qualche modo diventi testimone, eh? Ne fai testimonianza di cose che effettivamente spesso non hanno voce o la cui voce non riesce ad arrivare attraverso i nostri canali informativi. Concludeva poi così la sua commemorazione. Proprio perché lui, con la sua decisione di rimanere in certi posti e amare sino in fondo le persone più povere, vittime di malattia o di violenze di altri uomini, ha indicato con coraggio e una umanità senza limiti l'unica frontiera che per tutti noi, credenti e non, dovrebbe contare, quella tra un mondo di pace e di fratellanza e uno di odio e di distruzione. Molto bello anche questo. Il medico che sta sulla frontiera tra la vita e la morte a volte, ma anche sulla frontiera dove si deve erigere una netta demarcazione, lì bisogna fare un muro, tra ciò che costruisce e custodisce la dignità dell'uomo e ciò che la offende. Queste sono state le mie impressioni di lettore. E adesso credo che abbiamo preparato un piccolo video, ce lo introduce Vincenzo. Voglio applaudirla. Esprimo un gradimento. Grazie a lei. No. Ringrazio pure io, sì, preferisco perché c'è questa pila di libri che mi separa, la possiamo anche abbassare. Allora, intanto buonasera. Permettetemi di esprimere la mia gratitudine a Sor Luisa per l'invito. Devo dire che quando mi ha chiamato, forse un po' si è stupita del fatto che subito abbia detto di sì, ma c'era un motivo, innanzitutto, anzi più di un motivo. Il primo motivo per cui ho detto sì subito, calendari permettendo, è che, ecco, prima
parlando un attimo con Paolo, se non ricordo male, dicevo, ormai siamo tutti nella mischia, credo che a ognuno di noi qualcuno più in alto chieda qualcosa nella vita, no? Chieda soprattutto di prendersi un impegno e poi portarlo avanti. Io non ho conosciuto personalmente Carlo Urbani, come tantissima gente l'ha conosciuto soltanto dopo la morte, però a volte le chiamate, tra virgolette, arrivano quando meno te l'aspetti, e io ho avuto questa percezione che l'incontro con questa esperienza, noi sappiamo, per chi crede perlomeno, che il segmento terreno della vita è una parte dell'infinito, e allora la mamma di Carlo, che ormai ha 86 anni, la vedrete nelle immagini, dice sempre: noi non siamo qui per ricordare Carlo a 10 anni dalla morte, che sarebbe abbastanza banale, ma siamo qui per camminare insieme a lui. Però per camminare insieme a lui bisogna conoscerlo, ed è questo il grande problema di questi anni. E quest'uomo è morto a 47 anni, è morto dove il termine sacrificio è valido, però esprime poco, dopo aver investito la parte migliore della sua vita in una battaglia civile sostanzialmente, oltre che sanitaria, che era quella del diritto alla salute delle persone più svantaggiate e dell'accesso ai farmaci, ecco la battaglia contro le multinazionali di cui si parlava. E l'ultima parte della sua vita era una parte condita da un'amarezza straordinaria, perché vedeva che nonostante si sbattesse, si può dire questo termine, in tutto il mondo e con incarichi enormi, perché l'ultimo incarico era quello di funzionario e dirigente dell'OMS, quindi non era sicuramente l'ultima pedina del pianeta, e non si riusciva ad abbattere questo diaframma enorme che separa la possibilità di sopravvivere delle persone. Allora niente, per farla breve, io mi sono affiancato al cammino dell'AICU, che sarebbe l'Associazione Italiana Carlo Urbani, e della famiglia soprattutto, che sta come Carlo nell'impotenza, tentando di portare avanti questa battaglia. La battaglia qual è? Carlo è morto a 47 anni, stava lottando per la schistosomiasi, naturalmente molti medici sanno benissimo di che cosa si tratta, chi non è medico un po' di meno, ma comunque malattie parassitarie, quelle malattie che ci vuole un niente per prevenire, per sconfiggere, ma che una volta che arrivano sono devastanti. E allora, quando Carlo è scomparso, perlomeno da questa faccia della terra, amici, soprattutto medici, coloro che hanno, lui è un leader carismatico, quindi aveva un giro di amici e medici tra Ancona, dove si è laureato, tra Macerata, dove si trova l'ospedale di cui stava diventando primario, ma quando è stato il momento di diventare primario ha rifiutato per andare in Vietnam. Ecco, gli amici e la famiglia e quanti lo hanno conosciuto si sono messi insieme per dire quel tipo di battaglie che Carlo non è riuscito, per un motivo fondamentale, a portare avanti, cerchiamo di farle. Ora, a distanza di anni, io ho verificato come chiaramente la tensione ideale attorno a questa figura, anche per memoria, questo è un paese che ha poca memoria, questo è un popolo che ha poca memoria, stia veramente evanescendo. E allora ogni anno si ricorda, diciamo così, Carlo Urbani il 29 marzo, che era la data della morte. Quando è arrivato al nono anno abbiamo detto: cerchiamo di fare qualcosa di importante affinché si torni a parlare di Carlo, si torni a parlare di AICU e anche e soprattutto delle battaglie che sono state fatte. E per questo motivo c'è stata la proposta, perché non è uscito solo questo libro ma altri libri. Nove anni fa, proprio sull'onda mediatica, emozionale della morte di Carlo, erano usciti tre libri fondamentalmente, uno di Ennio Armeletti, che è inviato di Repubblica con la prefazione di Romano Prodi, uno era di Lucia Della Spiga, che citava Don Pier Davide, e un altro di Medici Senza Frontiere, Marco Albonico. Ma la sensazione che ho avuto io vi dico questo perché quando l'anno scorso ho cominciato a lavorare a questo libro ho contattato sia Ennio Armeletti, che peraltro conoscevo, sia Lucia Della Spiga, che è collega di Avvenire, giornale per il quale lavoro anch'io, e il libro ospita due interviste loro.
secondo me molto belle, perché loro fanno capire come due inviati catapultati in un paese sperduto delle Marche, conosciuto solo grazie a Carlo Urbani, qual è stato l'impatto nella loro esperienza. E ho contattato anche Marco Albonico di OMS, Medici Senza Frontiere, che aveva già pubblicato un libro, e lui mi ha detto: ma oggi, a distanza di 10 anni, che cosa c'è ancora da aggiungere su Carlo Urbani? A che io gli ho risposto: guarda, pensa ai tanti ragazzini che oggi frequentano le scuole dedicate a Carlo Urbani. Non pensare soltanto ai 40-50enni che lo hanno conosciuto, ma che a distanza di 10 anni neanche ricordano più. Oggi torna la SARS sulle prime pagine dei giornali. Però questa figura, questa esperienza ormai sconosciuta. E quindi sulla scia di questo, poi c'era bisogno di un altro libro? Io sono stato molto contento, la prima persona che l'ha letto in bozza è stata la mamma di Carlo. Il libro è stato gestito insieme alla famiglia, quindi a Giuliana, la moglie, a Maria, che è la mamma, 86 anni. E quando una mamma arrivata a 86 anni, che ha generato un figlio, ti dice: ho scoperto cose di mio figlio che non conoscevo, questo insomma è una bella sensazione, una bella emozione, anche perché è normale che una mamma che affronta per lo più, io vedo mamma, voglio dire, del mio lavoro, sa poco, e mi conosce come persona, quindi scruta ogni angolo della mia vita, però del lavoro, di tutto quello che faccio, e così è stato per lei. Questo libro, rispetto ad altri, è stato detto da altri, non da me, però io lo sintetizzo, è la prerogativa di raccogliere testimonianze che attraversano la parte iniziale della sua vita, poi in arco, ecco, quelle foto che ormai non scorrono più, ma che scorrevano, danno un'idea di cos'era prima, perché noi lo conosciamo come medico, come persona seria, eccetera, però ecco, gli amici per esempio danno l'idea della personalità. Lui per esempio, Carlo, si sarebbe molto arrabbiato se fosse stato definito un eroe, come molti l'hanno definito, un eroe. Io sono una persona normale, che però spicca sulle persone normali perché? Perché aveva il coraggio di sognare, quello che lui dice ai ragazzi: abbiate il coraggio, nessuno deve togliervi il coraggio di sognare e soprattutto di credere che quello in cui credete, quello che sognate, può diventare realtà. E lui dice: io ho avuto questa grande fortuna e anche tenacia, anche coraggio. Sognavo una cosa e sono riuscito questa battaglia ideale che avevo. E allora, adesso, perché l'ora anche comincia ad avanzare, volevo presentarvi il filmato, che ha naturalmente un pregio. Nei primi 30 secondi vi fa vedere Carlo, perché questa è un'intervista rarissima, l'unica in pratica, che abbiamo fatto come TGR quando Carlo ha preso il Nobel a Oslo. Quello che molti non sanno, noi abbiamo cercato immagini della consegna del premio Nobel e non siamo riusciti a trovarle, né film né fotografie. Perché? Perché quel giorno c'era lo sciopero della Federazione Nazionale della Stampa. Voi pensate un po'. Siamo andati a cercare, abbiamo scoperto che il motivo era questo: non c'era un giornalista italiano a Oslo alla consegna del Nobel. E allora, va bene. Quindi c'è Carlo che nei primi 30 secondi risponde alla domanda: ma lei perché è andato in Cambogia? Cioè, chi gliel'ha fatto fare? E lui spiega. Poi subito dopo c'è Tommaso, il figlio, e subito dopo la morte è avvenuta nel periodo, diciamo, quaresimale, e Giovanni Paolo II invitò Giuliana e Tommaso allora sedicenne, maggiore dei tre figli, alla Via Crucis, al Colosseo. Ecco, voi vedrete Tommaso sedicenne, diciamo all'ombra del Colosseo, che legge una frase molto simile a quella che ha detto Pier Davide e che esprime la sua amarezza: basta, non posso più tollerare che non si riconosca il bene dal male, che non si riconosca il bianco e il nero. Questo dice in sostanza, io lo decodifico perché non so se da lì riuscite a sentire bene l'audio. Comunque, Tommaso, avremmo voluto farvi vedere Tommaso a 25 anni, purtroppo questo qui è un ragazzo che ha il carico, diciamo, dell'università naturalmente, ma anche dell'essere fratello maggiore di due fratelli più piccoli, e quindi fa il papà. Noi viaggiamo spesso insieme, l'ultima volta siamo stati ad Ascoli Piceno con la moglie, con la sorellina più piccola che era Maddalena, che aveva, quando sono andato in Vietnam, veramente 40 giorni,
Anzi, hanno aspettato a trasferirsi in Vietnam che nascesse e che fosse trasportabile questa bambina. Oggi ha 13 anni e nel pieno della sua, insomma, preadolescenza. E quindi Tommaso sarebbe venuto molto volentieri, il ragazzo è un uomo ormai, e noi crediamo fortemente che lui sarà il vero erede della missione. Lui, in fondo all'intervista, la prima che concede, diciamo, in un libro, lui dice: il mio sogno è tornare a noi. Voi pensate a questa famiglia, io vado un po' di un pane in frasca, ma così almeno mi seguite meglio. Pensate a questa famiglia che la moglie soprattutto non è che avesse accettato con grandissimo entusiasmo l'idea di andare in Cambogia, dove racconta in alcuni passaggi un clima pessimo, il caldo, la lingua, insomma, capite che cosa può significare. Però ecco, il primato dell'amore per un uomo è per quello la tensione ideale che lui esprimeva. Poi dalla Cambogia loro sono costretti a tornare in Italia prima della fine della missione perché c'è il colpo di Stato. Quindi a colpo di Stato loro sono costretti rimpatriati. E quindi, allora, prima il trauma del trasferimento, poi il trauma del rientro. Loro raccontano: rientriamo in Italia, i ragazzini a scuola non ci possono andare perché l'anno scolastico è appena cominciato. Insomma, quindi dopo un po' di tempo, quando si sono riacclimatati in Italia, Carlo insegue questa Ginevra, l'OMS, eccetera, e ottiene questo incarico dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per il Vietnam, un incarico quinquennale. Dopo tre anni, 2000-2003, la morte. Quindi questa famiglia che dal Vietnam nuovamente deve rientrare in Italia, avevano lasciato la casa, era occupata da un'altra famiglia, insomma, in tutta la tragedia della scomparsa, anche dei disagi notevoli. Quindi è una storia abbastanza particolare. Adesso vi propongo il filmato e poi torneremo a parlare di Carlo e dell'importanza, secondo me, di riscoprire questa persona e questa esperienza. Sì, sì, io dico, secondo me sì. Un po' di movimento, sì, così sì, tu ecco, impagliamo la telecamera. Cose enormi, però comunque lo sentite parlare, sentite... Sentirete parlare il presidente del Laico, che si chiama Mauro Ragaini, il parroco di Castelpani, che è l'amico di Carlo, che è Don Mariano Piccotti, perché non ci sono i nomi. Questa malattia, che si chiama schistosomiasi, è una malattia grave comunque, ma una malattia grave in un contesto povero e disastrato di un paese come la Cambogia diventa ancor più difficile da gestire e ancor più micidiale come flagello. Nella vita sono sempre più esigente. La superficialità mi è divenuta intollerabile, l'indifferenza mi fa diventare quasi violento. Si dice in genere che non esiste mai una situazione con il bianco e il nero ben distinti, ma che si può trovare della ragione e del torto ovunque. Io invece, per una dolorosa passione e romanticismo, continuo a credere che si possa dire questo è sbagliato, questo fa schifo, senza titubare. Occorre saper distinguere dove il bene sta e dove il male si annida. A tutto si tenta di trovare giustificazioni, sia nei fatti gravi che nel quotidiano. Venerdì Santo di 10 anni fa. Tommaso Urbani, figlio di Carlo, invitato da Papa Wojtyła a reggere insieme alla madre Giuliana alla croce al Colosseo, legge una lettera del padre. 10 anni dopo Tommaso è a Taiwan e ad Hanoi, dove ha vissuto per 3 anni prima che il padre morisse. In queste terre quell'evento è vissuto come una festa di liberazione dalla SARS. Carlo Urbani considerato come un santo, come un eroe. Laggiù è nata un'associazione omologa al Laico e in questi giorni è un fiorire di iniziative finalizzate alla ricerca e alla realizzazione dei progetti cari a Carlo per l'accesso alla salute e il diritto ai farmaci essenziali. Emozionante la testimonianza di Tommaso in un breve intervento, ma soprattutto al sax quando ha interpretato My Way, il brano preferito dal padre che spesso suonavano insieme. Toccante anche il momento in cui con vernice dorata sono stati scritti messaggi di pace e solidarietà sulle lanterne cinesi che poi sono state liberate in cielo. In Italia oggi molti ricordano vagamente quest'uomo, il suo esempio, la sua testimonianza. Qualcuno chiede addirittura cosa sia stata la SARS. Non è questo il tempo della memoria. I'm sure you knew when I fit off,
Lo ricordano con affetto però il presidente della regione Spacca, l'ordine dei medici di Ancona, l'onorevole Lodolini, nella consapevolezza che Urbani resta un punto di riferimento per tutti, a partire dai medici che vogliono operare nel rispetto dell'etica e della deontologia. Lo ricorda soprattutto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ribadendo che il protocollo attivato da Carlo in Vietnam resta una pietra miliare, un modello valido ancora oggi in caso di pandemia. Entriamo nello studio della sua casa natale, a Castelplanio, dove Carlo è nato nel 1956, una stanza rimasta intatta e che tanto parla ancora di lui. Questo studio, guardandoci attorno, racconta il cammino di Carlo. Cammino che Carlo testimoniava raccogliendo le immagini con fotografie e sente gli odori anche della cucina, dei luoghi che Carlo visitava, e manifestazioni in cui si ricorda Carlo. La vita di Carlo è stato un cammino armonioso, in quanto i suoi ideali si sono manifestati da bambino al dottore, che era il dottore per i dimenticati. Carlo era un medico di grandi ideali, ma era soprattutto un uomo pratico, concreto, e abbiamo creduto di onorarlo nel modo migliore, realizzando tutte le questioni, i progetti che gli stava a cuore, e quindi l'AICU ha subito realizzato progetti in Asia, in Africa, per cooperare con organizzazioni molto affidabili e garantire un minimo di assistenza sanitaria a chi non l'ha. Direi era una persona che un valore, l'autenticità e la capacità di portare con silenzio e con pazienza a realizzazione i propri ideali. Posso dire che ha testimoniato una fede nella vita quotidiana, ha saputo superare le difficoltà della vita che ognuno di noi ha e incontra. Un uomo onesto perché ha fatto verità in se stesso, dentro la famiglia, nella relazione di lavoro, e ha sempre cercato un senso profondo alla vita. Finito. Tanto per farvi vedere dei personaggi che non sono presenti, che però sono stati molto importanti, soprattutto l'ultima, Sor Anna Maria Bissani, è stata la sua confidente spirituale. In altri libri si trovano proprio tracce di una diffusa corrispondenza tra Carlo e Sor Anna Maria. Nella piazzetta di Castelplanio, dove si affaccia la casa della mamma, si affaccia anche il centro di spiritualità sul monte, che è un centro retto da Sor Anna Maria Bissani e Don Mariano Piccotti, il parroco, che è diventato un riferimento a livello nazionale, incontri di preghiera naturalmente, seminari, eccetera, eccetera. All'ombra, in questo clima, è cresciuto Carlo. Grazie. Allora, io prima di riprendere un po' e anche far riferimento a quello che ho detto prima, volevo dirvi il secondo motivo per cui mi sono scordato di dire qui a Novara. E quando ho sentito dire Novara ho pensato al libro precedente che avevo scritto, Abba Marcello, che è una sintesi dei reportage che ho realizzato in Africa e che ha un trade union con l'esperienza di Carlo Urbani. Il libro di Abba Marcello contiene un capitolo dedicato all'AICU a Carlo Urbani, perché Carlo Urbani la prima esperienza internazionale l'ha fatta in Etiopia e viene a questo raccontato. Perché il legame con Novara? Ecco, questa Abba Marcello, la cui storia meriterebbe una serata a parte, quindi evitiamo per questa sera, ma si è reso autore, tra le tantissime cose che ha fatto. Voi pensate che questo sacerdote, diventato sacerdote praticamente a 60 anni, dopo la pensione, quando dall'Italia è andato in Etiopia, in Africa, è l'unico italiano vivente al quale gli africani abbiano dedicato una strada, che ovviamente non è una strada come quella italiana con le targhette in marmo, ma è una pista rossa di 5 km che attraversa tre villaggi, insomma un'esperienza straordinaria alla quale ho potuto assistere, che mi ha fatto venire veramente la pelle d'oca, anche questa documentata, eccetera. E allora, questo Marcello Signoretti ha realizzato lì in Etiopia, a Soddo, nel Volaita,
La Smiling Children Town, la città dei ragazzi sorridenti, sarebbe una struttura per ragazzini di strada, che si aggancia a un'altra realtà che è la scuola dei mestieri. Ora, la scuola dei mestieri è stata una realizzazione per la quale ha lavorato tantissimo Franco Pannarotto. Vi dice niente questo nome? Ecco, è stato presidente della Confartigianato di Novara, morto 3 anni fa. E allora io avevo chiesto alla Confartigianato di Ancona, ma organizziamo una presentazione di Abba Marcello, parliamo di Pannarotto, mandiamo anche le immagini di questo centro che lui ha realizzato, il centro dei mestieri, però non se ne è fatto niente. Guarda caso gli scherzi della vita, che per un'altra esperienza, per un altro volume, sono stato casualmente, insomma, chiamato qui a Novara. E allora, quindi, però, il piacere di vedere questa città, insomma, di conoscere anche gli abitanti, era per me rimasto scolpito. E allora, per parlare di Carlo, questa è... Io ho pensato tanto in questi mesi a come partire, perché lo start di un libro è come lo start di un articolo, e cioè ho pensato che era impossibile non parlare di Carlo senza parlare delle sue radici, cioè come nasce una figura così importante. E la figura più importante è stata descritta, il DNA è nella sua famiglia. Quindi il libro si apre con un incontro con la mamma, Maria. Voi l'avete vista, questa persona, capelli bianchi, anziana. Perché? Perché la signora Maria viene dalla Sicilia. Ragazzina, ha dato un concorso come insegnante, e il primo incarico, siccome in Sicilia non si trova a posto, è di Catania, ha dato il concorso e è dovuta uscire fuori, e il primo incarico gli era dato a Castelplanio. Lei racconta che quando gli hanno detto Castelplanio non sapeva neanche sulla cartina geografica dove fosse. Il padre, che sì, che, insomma, era una famiglia benestante di Catania, che per la figlia pensava, ecco, istruzione, lettere, arti, teatri, eccetera, eccetera, quando è stato un crollo verticale delle attese che un padre può avere, che una famiglia, due genitori possono avere sulla figlia. Insomma, racconta, perché è molto simpatico, questo incarico a Castelplanio, il padre che accompagna in treno, 27 ore di treno, che arrivano a Castelplanio, convinti che ci fosse l'albergo vicino alla stazione, come in tutti i paesi normali, invece no, perché a Castelplanio c'è la stazione, ma il primo albergo sta in paese, il paese sta in alto, è una collina, e hanno dovuto aspettare 4 ore alla stazione, dalle 4 della mattina alle 8, che passasse un taxi per poi riuscire ad andare. Questo è stato l'impatto terrificante. Ebbene, questa ragazzina, arrivata a 20 anni a Castelplanio, poi diventerà lì dirigente didattica, preside, insomma, della scuola, e sindaco. Vi dà idea del polso, del carattere, veramente del DNA che aveva e che ha trasmesso ai figli. Non tutti e tre sono uguali, perché chiaramente il più esuberante è stato Carlo, poi Paolo e Cristiana, gli altri due figli. Ecco, però, come diceva Don Pier Davide, Carlo fin dall'inizio ha questo fermento ideale, per cui lavora in mani tese, per cui fonda il gruppo di solidarietà, che è un gruppo per disabili, di accoglienza per disabili, gruppo che ancora esiste adesso, che è diventato uno dei massimi centri di documentazione in Italia a favore della disabilità, e poi ovviamente studia medicina. E il particolare interesse, lui è un leader carismatico, nel senso che nel suo paese, ma poi non solo nel suo paese, anche attorno, raccoglie medici, organizza corsi. Io adesso abito ad Ancona, qualche giorno fa sono andato nella libreria, non Paolina questa volta, l'LDC dei Salesiani, per guardare alcune cose, e il titolare di questa libreria mi diceva: ma io Carlo Urbani me lo ricordo benissimo, perché lui faceva il catechista, e da Castelplanio, dove ovviamente c'era poca roba, veniva ad Ancona a guardare, cioè per un attimo ho pensato, medico, con tutte le cose che faceva, trovava pure il tempo di fare catechismo e di andare a cercare i testi per migliorare il livello della didattica della catechesi. Queste cose che neanche sono riuscito a inserire dentro, cioè ogni momento, ogni tipo di ricerca scopre cose nuove su questo personaggio. E quindi nella gioventù fa questo, poi siccome il suo obiettivo era quello di intessere reti nelle
nel terzo mondo per affermare questi principi di cui abbiamo parlato, cosa fa? Comincia a organizzare delle qualcosa che somigliano alle gite turistiche nel terzo mondo, quindi organizza i suoi amici e medici, sia medici che sono allo stesso tempo anche amici, colleghi dell'università, eccetera, e se li porta prima in Africa, Mauritania, ci sono foto in cui si vede, non si capisce molto bene se sia lì per turismo oppure se comincia a fare il medico. Ci sono, però raccontano i medici, ecco, noi andavamo per conoscere i posti, però si vedeva che lui cercava i centri medici, clinici dei posti dove andava, si documentava su che tipo di assistenza questi centri clinici riuscivano a dare alle popolazioni più svantaggiate e in difficoltà, cioè testimoniano gli amici che parlano, che mi hanno risposto, come lui andasse per poi turismo, sa chi è pelo, insomma, attende, il turismo fai da te, insomma, non, sicuramente non... E all'avventura, non c'era niente di programmato, cioè è un uomo veramente che è un esempio anche per i ragazzi di oggi, e naturalmente ha cominciato lì a intessere la sua rete di conoscenze. Quando lui tornerà in missione, lui avrà già dei riferimenti personali e strutturali per poi fare quello che doveva fare, quindi andare in giro con le piroghe, esaminare gli esami clinici, allestimento di ambulatori, eccetera, eccetera. Quindi poi la storia, non ve la faccio molto lunga perché sennò vi tolgo anche il gusto per chi può di leggerlo, si laurea comunque poi all'Università di Ancona, si forma anche la specializzazione a Messina in Sicilia, poi rientra e lavora all'ospedale di Macerata. All'ospedale di Macerata comincia ad avviare le sue missioni per Medici Senza Frontiere e per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ovviamente in fasi diverse. Don Pier Davide è rimasto giustamente colpito dall'esperienza di Riccardo Grifoni. Riccardo Grifoni è un medico di Ancona e la sua esperienza, tra le tante, è molto interessante, perché io vado ad aneddoti perché così vi colpisco meglio, perché altrimenti vi annoio. E questo medico racconta di avere conosciuto Carlo Ormani in un modo molto particolare. Lui era per conto suo in missioni in Africa, non mi ricordo se era in Zambia o da qualche altra parte, ma comunque nelle missioni della consolata. E racconta che quella sera loro avevano il generatore che copriva 2 ore, dalle 9 alle 11 della sera, la luce elettrica. Quindi ha detto, noi avevamo queste 2 ore, potevamo leggere, potevamo fare qualche cosa dopo, calava il buio e non si poteva fare più niente. Dopo una giornata estenuante in cui avevano curato centinaia di ragazzini, eccetera, eccetera, lui ha detto, non avevo voglia di andare a dormire, approfitto della luce che c'era e vado a leggere qualcosa. Era una delle prime notti che stava in questa missione della consolata, cercava Express Panorama, anche il numero di 2 anni fa, ma cercava una rivista italiana, no, trova una rivista dell'ordine della consolata, sfogliando questa rivista trova un articolo sulla schistosomiasi firmato Carlo Ormani, che non conosceva. Lui ha detto, ma com'è possibile, in una rivista religiosa un articolo scientifico? Legge l'articolo scientifico, ne rimane folgorato, anche dalla consistenza, dalla competenza con cui era stato scritto. E quando termina questa missione in Africa, lui si fionda, come si dice, all'ospedale di Macerata e conosce Carlo Ormani. 3 ore racconta di, ecco, i segni del destino, anche, no? Come la vita può essere giocata. 3 ore a parlare con Carlo Ormani, e alla fine lui rimane affascinato, che era già presidente di Medici Senza Frontiere, e questo Riccardo Grifoni gli dice, ma io posso entrare in Medici Senza Frontiere? Carlo Ormani gli risponde, tu non è che puoi, tu devi. Quindi, e non era semplicissimo, un percorso di formazione notevole, lingua, eccetera, eccetera, il destino è che Riccardo Grifoni diventerà vicepresidente di Medici Senza Frontiere e sarà quello che poi dovrà testimoniare, verrà delegato perché il presidente era fuori all'estero, al funerale di Carlo. E Riccardo racconta anche un'altra esperienza, di rientro da una missione va a trovare a Castelplanio Carlo Ormani e trova la casa tutta su quadro perché era piena di scatoloni, perché lui stava tornando in missione. Lui in quel momento aveva rifiutato Carlo di diventare primario a Macerata e si era dimesso da presidente di Medici Senza Frontiere d'Italia, perché altrimenti non sarebbe potuto partire per il Vietnam, per Hanoi con l'OMS. E Riccardo gli dice, ma tu mi molli così? Ho detto, questo è un tradimento, una vigliaccheria. E Carlo gli dice,
il destino dell'uomo è anche questo, sapere dire i sì e i no nel momento giusto, che è una lezione, se volete, insomma, straordinaria. Quindi in quel momento Riccardo poi seguirà le orme di Carlo come ruolo all'interno di Medici Senza Frontiere. Ora, io parlando di fronte a medici che potrebbero dire mille cose più di me su questa materia, vorrei citare soltanto la testimonianza dell'ambasciatore Luigi Solari, ambasciatore italiano ad Hanoi in Vietnam, dove dice: Carlo non doveva fare il medico nella sua missione in Vietnam, perché lui era dirigente dell'OMS, eppure lui era il medico di famiglia di tutta la comunità italiana. Tra l'altro racconta che era una persona di uno spessore umano talmente forte, talmente consistente, che non si limitava soltanto a consigliare il farmaco per la malattia, però qualcuno gli racconta, ha detto anche, veniva chiamato anche come consulente matrimoniale per le coppie in difficoltà, insomma, voglio dire, era un uomo che si prestava a tutto, e racconta, a due o tre di notte succedeva un problema, che chiamavano a casa Carlo, e quando uno ti chiama alle due o tre di notte lo fa perché sa che tu ci vai, insomma, non lo fa per sentirsi dire di no. Ecco, questo, si potrebbero dire tantissime cose su Carlo. Tra l'altro, anche quando lui viene chiamato, quella famosa, al capezzale di questo uomo d'affari malato di SARS, cioè malato di quella sindrome che ancora non aveva il nome SARS, perché lì ci sono state testimonianze non contenute nel libro, ma del personale sanitario dell'ospedale, che dicono che quest'uomo ovviamente stava malissimo, che questa sindrome si diffondeva con una velocità vertiginosa e che nessuno ci capiva niente. Il problema fondamentale era che il personale medico di quell'ospedale non sapeva dove sbattere la testa, detto in soldoni. E allora dissero: non spetterebbe a Carlo Urbani intervenire, ma è l'unico che ci capisce qualcosa. E questo, in sostanza, io ho visto i filmati, anche delle interviste fatte dai colleghi delle altre testate nazionali a distanza di 10 anni, anche lì mi sono venuti i brividi. Queste infermiere piangenti che dicevano: lui è morto perché era l'unico che riusciva a decodificare quello che stava succedendo. Infatti lui è arrivato, si è messo in quarantena sostanzialmente, perché già in viaggio sentiva febbricitante, ha chiamato la moglie, gli ha detto: guarda, i miei sintomi sono questi. E quando è arrivato in ospedale si è reso conto che il percorso era ormai irreversibile, si è automesso in quarantena, si è autoanalizzato. Tra l'altro lui, lo dice anche Pascal Proudhon dell'OMS, lui ha avuto la lucidità di ordinare il prelievo dei campioni, dai isolare tutti naturalmente, il paziente, i familiari del paziente, il personale sanitario che l'aveva curato fin dall'inizio, e poi di mandare questi campioni prelevati a diversi 5-6 laboratori di paesi, di nazioni diverse, in maniera tale da confrontare questi dati. E poi ovviamente dal risultato di questi dati, trasmessi in tempi reali al governo vietnamita e all'OMS, è emersa la realtà devastante. Poi ovviamente c'è il racconto dei figli, ha subito fatto partire i figli che sono rientrati a Castelpagno, la moglie è rimasta, e ovviamente un'agonia, la difficoltà nell'essere lucido, ma la difficoltà evidentemente a continuare a comunicare, ad avere rapporti, il contatto con il medico, con il religioso che gli ha dato in sostanza l'estremunzione, eccetera, eccetera. E questa è la sua vita, che è stata lunghissima e ricchissima. E qui sarebbe voluto essere presente anche Giuliana, la moglie, Mauro Ragaini, che è il presidente dell'AICO. L'AICO, quando è nata, ha avuto prima Giuliana Chiorrini, che è la moglie, presidente, poi Maria Scaglione, e poi da 2 anni è Mauro Ragaini, che è un amico, anche lui ex sindaco di Castelplanio. Niente, io quello che posso dirvi, per quello che può servire e valere, è un invito a innamorarvi anche come medici di questa figura, di questa esperienza. Si può fare molto in questa direzione, questo voi lo capite benissimo, basta un attimo. C'è un sito internet www.aico.it che rappresenta tutti i progetti passati e in corso, i progetti anche futuri, ve lo posso anche far vedere qua, e ovviamente si può collaborare in tanti modi. Voi pensate che qualche
Tempo fa un medico di Ancona mi ha detto: io ho 2 mesi di tempo che voglio investire in qualche modo, se voi avete bisogno ditemelo. E allora all'interno dell'AICO, che finalmente fino adesso ha sovvenzionato progetti alleandosi ovviamente con ONG di varia natura in varie parti dell'Asia e dell'Africa, ha finanziato. Il salto di qualità che l'AICO vorrebbe fare è gestire in proprio i progetti, che è una cosa difficilissima perché naturalmente richiede personale, richiede risorse, eccetera eccetera. Però ecco, questa è la il progetto che l'AICO vorrebbe attivare. Sto cercando di vedere se riesco a farvi vedere perlomeno l'home page. L'altra notizia che vi do, che se a qualcuno può interessare perché da Novara, è che comunque il 7 giugno all'interno delle grotte di Frasassi, che sono un complesso ipogeo straordinario in provincia di Ancona, ecco questa, sì, appoggiandola lì, questo è il sito dell'AICO, all'interno del quale c'è tutte le informazioni utili, AICO, Associazione Italiana Carlo Urbani, e voi potete tranquillamente entrare in contatto con il presidente, il consiglio direttivo, eccetera. E la figura di Carlo Urbani sarà commemorata da Laura Boldrini, presidente della Camera, che voi sapete è marchigiana e di Iesi, quindi ha conosciuto anche all'epoca Carlo, e ci sarà Antonella Ruggero, ex di Mattia Basaro, insomma ci sarà una bella serata, diciamo la serata solenne di questo decennale. Ovviamente tutti sono invitati, ma immagino che con la distanza sarà difficile accoglierlo. Perlomeno qui da Novara, però il fatto che ci sia questa solidarietà ideale in giro in tanti centri, che verrà Nicoletta Dentico, che è stata medico di Medici Senza Frontiere, che qualcuno di voi eppure conosce, fa sì che insomma questa associazione, la famiglia, possano sentirsi meno soli, non solo, ma anche riuscire a realizzare questi progetti con una maggiore intensità e con maggiore efficacia. Io sono pronto a rispondere a domande, ma anche a partecipare di considerazioni, eccetera. Se poi lei ha delle domande, tranquilla. Evito di parlare di più e a lungo, anche se tanto si potrebbe dire, perché immagino che i tentativi di abbioccamento sono sempre all'agguato. Certo. Io inizio con una provocazione. Le malattie spesso appunto sono identificate con degli acronimi o anche con i loro scopritori. Malattia di Alzheimer. Non sarebbe possibile, cioè, denominare questa malattia di Urbani, quindi anche in qualche modo legare il nome, purtroppo, non è certamente un bel ricordo, però insomma anche sottolineare il ruolo che ha avuto nell'isolamento o nella definizione di questa particolare sindrome. Non so se l'AICU ci ha pensato o se non sia possibile, qua mi rivolgo agli esperti, ai professori universitari, sarebbe anche un atto anche di riconoscenza, credo. Io dico la mia, è che preferirei associare il nome Carlo Urbani ad un qualcosa di molto bello, lo dico non perché questa, certo, perché ho in mente la successiva provocazione. Alcune persone mi hanno chiesto, ritenendo che io possa fare qualcosa, in realtà insomma sono qui per testimonianza, insomma, però mi hanno detto: ma secondo lei se non è santa una persona di questo genere, chi lo è? No, però voglio dire, ho associato quest'idea, no, nel far rimanere il ricordo o la memoria di una persona, e mi hanno chiesto di contattare il vescovo di Iesi, che è Don Gerardo Rocconi, per valutare se esistano le condizioni, non santo subito, ma valutare le condizioni per un percorso. Perché vedi, io, quella di Carlo Urbani era una fede molto particolare. Io per esempio ho intervistato un medico di Macerata, si chiama Paola Castelli, che mi ha detto: da nessuna degli interventi, dei comportamenti clinici professionali di Carlo io ho ravvisato
la presenza, l'espressione di fede. Non era uno che sbandierasse la fede né il nome di Cristo in vano, ma era un uomo che si presentava come immagine di, nel senso che, come dire, era l'impronta evangelica. E allora, chiaramente per diventare santi come testimoniano i papi occorrono i miracoli naturalmente, però si dice pure che intanto si avviano le cause di beatificazione e poi i miracoli, se possono venire, verranno. Però ecco, la butto lì come nota, che da più persone mi è stata fatta questa osservazione, come per verificare la possibilità, ravvisando le condizioni per avviare un percorso di. Poi ecco, se sia praticabile anche questa cosa, questo ovviamente occorre ad organismi scientifici, la competenza di organismi scientifici come la stessa Medicina Frontiere, oppure l'Organizzazione Mondiale della Sanità, di cui Carlo ha fatto parte, che possono esercitare anche una riflessione in questa direzione per dare uno sbocco, insomma, anche a questa proposta, la faremo, se necessario. Posso certo. Una piccola... le malattie con il nome dello scopritore, eponimiche, insomma, sono un qualcosa che oggi va un po' scomparendo, però capisco, no, la proposta. Io però mi chiederei, io non conosco bene la figura di Carlo Urbani, la conosco dai media, no, adesso leggerò il libro, ma mi chiederei, da quanto ho sentito questa sera, se a lui avrebbe fatto piacere che una malattia fosse diventata di lui, perché non sono certo, no, che fosse in questa schiera di medici un po' ottocenteschi che amavano vanagloriarsi con i nomi delle malattie, quindi non lo so, ecco. Poi certo, può essere un modo per ricordarlo, però mi chiederei forse prima. La seconda cosa che volevo, una pura riflessione, credo che l'aspetto molto bello sia il binomio di eccellenza scientifica sua, perché ha scoperto l'agente eziologico della SARS, ma con un altro aspetto, che è l'equità dell'accesso alla salute. Questo è un binomio che non sempre va insieme, anzi spesso non va insieme. Vedo là in fondo un'immagine, credo che sia giusta, se ci vede ancora bene, del Cardinal Martini, e nel dialogo con Ignazio Marino, il Cardinal Martini, figura molto diversa da Carlo Urbani, naturalmente con un vissuto diverso, però nel suo dialogo con Ignazio Marino, il Cardinal Martini sulla ricerca scientifica si poneva proprio questo aspetto e diceva: sì, la ricerca è una cosa ottima, ma il problema che sento, diceva il Cardinal Martini, è che i frutti della ricerca sono poi destinati a pochi, cioè essenzialmente ai paesi ricchi, cioè ai paesi occidentali, e non raggiungono, no, l'accesso poi ai paesi in via di sviluppo, comunque ai paesi poveri di risorse. Mi pare che Carlo Urbani su questo fosse proprio un testimone importante di combinare eccellenza scientifica ed equità della salute, cosa che purtroppo spesso non va. L'aspetto delle multinazionali del farmaco era proprio un punto forte, no, del suo pensiero. Infatti a me era molto colpito, conoscendo anche un po' per altre strade questi tipi di problemi, e soprattutto quanto sia difficile passare da alcuni grandi piani ideali sull'equità in sanità a una capacità di incidere in maniera efficace su alcuni dinamismi. Nel senso che credo che poi governino sia i momenti della sperimentazione, da dove appunto si devono reperire dei soggetti che adesso sono inseriti nella sperimentazione, ci sono anche profonde sperequazioni tra appunto sperimentazioni che avvengono in paesi dove i pazienti sono anche tutelati dalle forme, per esempio, dei comitati etici e altre no. Poi dopo anche nel godimento dei profitti, su questo effettivamente posso anch'io testimoniare, come molte volte, anche della mia piccola finestra del nostro comitato etico di Novara, di cui faccio il vicepresidente. Spesso ci chiediamo proprio esplicitamente quali sono i paesi dove avvengono le sperimentazioni e quali sono poi i paesi che di fatto saranno i primi a fruirne. Per questo mi aveva molto colpito questa attenzione, insomma, di eccellenza nella propria professionalità,
e per comprendere appunto come questa professionalità in realtà è aperta anche alle grandi problematiche del mondo. E poi concordo con quello che si diceva, da quello che ho letto però chiedo poi conferma a Vincenzo, non era certo una persona che avrebbe voluto attirare su di sé, insomma. Era semplicemente un atto di riconoscenza, non tanto appunto per l'avere isolato, ma anche per aver definito almeno un protocollo di contenimento, quindi una risposta anche positiva, insomma, mi sembrava interessante per quello. Qualche altra magari domanda che vi è venuta nel sentire soprattutto la riflessione di Vincenzo? Il Nobel per cosa gliel'avevano dato? L'hanno dato non a lui, ma a Medici Senza Frontiere. Lui l'ha preso in quanto presidente della sezione italiana di Medici Senza Frontiere, ovviamente per la pace, lo sviluppo. Però ecco, non è stato un riconoscimento personale, ma dato all'associazione. Mi veniva da dire, dopo l'intervento, che se da queste poche cose è ingrate che abbiamo detto, è emersa questa riflessione, allora significa che l'immagine che abbiamo dato è stata quella giusta, cioè mi ha molto colpito, è vero, lui assolutamente, poi era, dicono, chi l'ha conosciuto per davvero, che era un caratteraccio, insomma, era una persona che soprattutto nell'ultimo periodo in cui, soprattutto, ecco, lo dice un'amica, perché ho scoperto i casi della vita, ho scoperto che aveva lavorato insieme a Carlo, una mia compagna di scuola, ma io l'ho scoperto, è 30 anni che non la vedevo, Maria Rita Mazzocanti, abbiamo fatto il liceo classico insieme e un giorno ho visto su una vecchia rivista una sua testimonianza e lei dice che quando si è laureata, Carlo l'ha aiutata nella fase di formazione. Poi però quando lui era partito, Carlo, era andato e si specializzava in sostanza in malattie parassitarie, poi nel suo ambulatorio e laboratorio di microbiologia era questa Maria Rita Mazzocanti, insegnava a Carlo, quindi si sono i ruoli un po' invertiti. E allora questa collega diceva che quando Carlo è tornato da questa esperienza internazionale, prima in Cambogia e poi in Vietnam, l'ha trovato radicalmente cambiato. È come, ecco, chi va in Africa e scopre il mal d'Africa, cioè quando tu passi un periodo a contatto con quei problemi e con quella gente, quando torni non sei più lo stesso. E non so quanti di voi abbiano fatto esperienze di questo genere. Lui lo dice anche nelle lettere che manda a Suor Anna Maria o anche agli amici, dice quando torna, detto, non è possibile più fare finta di niente, cioè non è possibile questo galleggiare, questo far finta che tutto va bene mentre in realtà sappiamo bene che non va, non è più tollerabile. E lui alla fine gli è scoppiata dentro, insomma, questa intolleranza nei confronti delle ingiustizie che vengono continuamente perpetrate. E anche nel passaggio della lettera che ha letto Tommaso lì davanti al Colosseo, questa cosa, questa sensazione si percepisce con una nettezza impressionante. Però era una persona dolcissima anche, carattere incredibile ma anche dolcissimo. E Tommaso racconta, il figlio, nella sua testimonianza, racconta di come il padre riuscisse a essere presente anche quando non c'era, perché molte volte la riflessione si fa con questi grandi padri, dirigenti, personaggi, statisti, eccetera, che sono dei grandi, ma poi alla fine piccoli dentro casa, piccoli privatamente in famiglia. E Tommaso racconta che innanzitutto la sua straordinaria capacità di coinvolgere i figli e la famiglia nelle cose che faceva, veramente anche nel paese. Sono mitiche le sue cene di rientro dalle missioni in cui invitava tutti e molti non la sopportavano anche queste cene perché si vanno tutte speziate, insomma, questi menù assolutamente indigesti, insomma, però era un modo per stare insieme, ovviamente per raccontare. Lui coinvolgeva, portava fotografie, diapositive e diceva voi dovete, voglio che lavoriate insieme a me su questi progetti.
Però molto bello era l'esperienza di Tommaso, che dice, papà ci organizzava dentro casa dei giochi per noi, per i figli, e con sorpresa finale. Però la fase finale del gioco doveva essere svelata soltanto quando lui partiva. Era simpatico perché diceva che l'80% del gioco lo si faceva quando lui era presente. Poi ha detto, adesso vi fermate e quando parto continuate e concludete. C'era la sorpresa finale che lui lasciava, come anche un aneddoto in cui Tommaso doveva portare a scuola un dolce per una festa di classe, insomma una festa scolastica, e Carlo, il padre, disse, il dolce non lo compriamo ma te lo faccio io. Ha detto che si è chiuso un pomeriggio dentro la cucina, gli ha preparato questo dolce che ovviamente è stato premiato come primo, come dolce più interessante dalla scuola, dalla classe. Questo soltanto per dare un po' di colore, perché molto, molto spesso si pensa che chi è grande fuori è piccolo dentro, invece lui testimoniava come riuscisse a essere presente anche con una carica emotiva importante anche dentro casa. Volevo lanciare anche un approfondimento su questo mutamento del carattere, no? Che ho notato anch'io in alcune testimonianze, anche in una dimensione ancora più radicale di quella che diceva Vincenzo. Chi appunto lavora dentro situazioni, potremmo dire, estreme per carenza e per gravità, come in parte molte esperienze di urbani, ritornando a casa sente anche tutto il peso di una situazione dove, all'italiana, dove si potrebbero fare molte cose, ma la medicina è irretita dalla burocrazia. Mi sembrava di percepire proprio una reazione, no, tra quelle possibilità interventistiche, operative, che sono legate alla professionalità, alla deontologia, all'ethos del medico, e dall'altra questo infrangersi a volte dentro delle dinamiche organizzative dei servizi a forte dimensione burocratica, forse la stessa che magari trovava anche in quelle associazioni a cui era a servizio, no? Ecco, questo scarto che ho percepito tra l'azione, l'atto medico, e dall'altra parte il suo essere contestualizzato in talune circostanze in una trama, in una maglia molto pesante di burocrazia. Non so se può essere un'esperienza che è sentita, no? Ecco, anche da qualcuno di presenti che appunto sono impegnati nel mondo della medicina. Anche questo mi ha fatto molto riflettere, insomma, quanto appunto anche un'organizzazione possa tarpare le ali anche alle capacità e anche alla piena dispiegamento dell'umanità, no? Nell'agire medicale. E anche questo è un ulteriore tassello della persona poliedrica di Carlo Urbani. Senza voler annoiare, aggiungo due dettagli, due episodi. La prima è l'impronta che lui dà a Medici Senza Frontiere. Il libro ospita le testimonianze, oltre che di Riccardo Grifoni, va bene, lui è un medico di frontiera veramente, ma anche dei funzionari dei Medici Senza Frontiere a Roma, e delle volte in cui l'accompagnano in aeroporto, lo riportano. Però la cosa più simpatica è perché Medici Senza Frontiere alla fine è un'organizzazione rigidissima dal punto di vista burocratico, non so se voi come la conosciate. Cioè, due episodi che fanno veramente sorridere. Il primo è quando Medici Senza Frontiere dice a Carlo Urbani, guarda che nelle Marche organizzano una serata e quindi ci vai tu, visto che sei di casa. Lui va, ritorna e se ne ritorna con una maglietta, con un logo di Medici Senza Frontiere leggermente alterato, perché c'è la chitarra, l'omino, insomma, ha con la chitarra, eccetera, eccetera. Queste funzionarie di Medici Senza Frontiere rimangono inorridite perché dicono, ma questi qui hanno chiesto l'autorizzazione perché il logo di Medici Senza Frontiere è rilasciabile, è registrato e rilasciabile soltanto su dichiarazioni. In pratica è meglio che ci rinunci. Tant'è vero che questo libro, le Paoline hanno chiesto a Medici Senza Frontiere di utilizzare il logo per patrocinarlo, e loro hanno detto, guardate che prima che venga, che burocraticamente arrivi l'ok, il libro ne avete già fatto un altro, insomma, perché è così. E allora
C'è un'altra testimonianza di Carlo che a questo proposito dice: io voglio che in questi uffici entri la polvere dell'Africa. Cioè voi dovete assaggiare, masticare la polvere dell'Africa. Dico, basta, non saremo più con questa burocrazia. Questo per dire ancora una volta che tipo di personaggio e di carattere che era. D'altra parte, a ulteriore conferma, l'ultima cosa che vi dico, se non desiderate altre, è quando lui lo chiama dal capezzale di quest'uomo di affari, la moglie Giuliana, capendo molto bene il dramma che si sta compiendo, e gli dice: ma tu ci devi proprio andare, ti rendi conto che hai una moglie, tre figli, una famiglia? E lui risponde: che cosa ho lavorato a fare per tutti questi anni se di fronte ad un paziente che chiede aiuto io alla fine gli giro le spalle e me ne torno a casa? Adesso le parole erano diverse, ma il significato era questo. Ha detto: la mia missione è qui, arrivato a questo punto c'è un bivio, io non posso fare altro che andare avanti. Ovviamente Giuliana non è rimasta affatto contenta di questa risposta, ma l'ha accettata, l'ha dovuta accettare. Sarebbe da chiedere anche quanto appunto Urbani ha potuto fare questo grazie anche al fatto che la moglie non gliel'ha impedito. Certo, assolutamente. No, ma lui è giustissima questa osservazione, ma Carlo... Lo dico sempre ai volontari, voi siete qui, ma anche perché altre persone magari a casa vi hanno concesso la possibilità, l'onore di servire i poveri o dedicare del tempo ad altre persone. Questo per far capire che ciascuno di noi non è che agisce mai individualmente, ma c'è questa rete anche familiare che, su cui, come dire, ridondano in questo senso anche i meriti che noi possiamo individuare in una persona. Carlo a un certo punto dice in una lettera a sorella Maria, che se non è in questo libro è in un altro, insomma, Carlo dice: io devo ringraziare Giuliano e la mia famiglia, perché se loro mi avessero detto non è giusto partire, per tanti motivi, non tutte le famiglie sono uguali, non tutte le persone sono uguali, io non sarei partito. Quindi sono partito perché magari noi possiamo dire, forzando anche un po' la situazione, eccetera, però loro hanno accettato di misurarsi con un'esperienza che è grande, che è fondamentale. Poi tornando a Maria, alla madre che avete visto, altera, voi pensate, questa donna in questi 10 anni ha girato l'Italia incontrando scolaresche, centinaia di ragazzi, qualche volta l'ho accompagnata anche io sono rimasto veramente scioccato dal fatto che questi ragazzi, che sono ingestibili, chi di noi non si è misurato con assemblee di 100-200 ragazzi che dopo 5 minuti cominciano, oggi con i cellulari, a parlottare fra di loro e rendono un clima ingestibile. Questa parlava, lei, e parlava del figlio naturalmente, un silenzio di tomba per un'ora e mezza. È una cosa veramente impressionante. Questa donna racconta a Tommaso che l'Epifania del 2000, che è l'anno in cui partono per il Vietnam. Poi l'immagine è questa: sono partiti per la Cambogia, colpo di Stato, sono rientrati, si sono riassestati in Italia, lui però lavora Ginevra, eccetera, vuole tornare in missione. E lui lo dice a Tommaso, ha questa sottile complicità con il figlio, no? Ma te, ti piacerebbe andarci? E Tommaso dice: alla grande, non vedo l'ora di tornarci. Invece la madre evidentemente no, la moglie soffre molto questa situazione. Nell'Epifania del 2000 arriva a Castelplagno la notizia ufficiale che questa missione è stata autorizzata dall'OMS. Tommaso dice: in silenzio nonna pianse, per dire come un personaggio di quel genere, però insomma c'ha un'umanità, cioè veramente ci si potrebbe fare un film, ma so che i diritti sono stati già consegnati per un... Sì, una bella fiction. Dovrebbe essere una fiction con Luca Zingaretti. Eccolo. Con Luca Zingaretti. Un po' ci somiglia. E Carlo degli Esposti, esatto. Un po' dei capelli, un po' di barba, però lo faccio. E allora, perché ecco, non è semplice, non è una favola, non è un fotoromanzo, capito, prendere, partire, andare, ci sono sofferenze, dolori, drammi, insomma. E allora mi ha colpito molto questa donna, che io non ho mai visto piangere, ma immaginarla, perché lei ogni volta pensava che potesse essere l'ultima, insomma.
Bene, penso che sia tempo di chiudere. Io volevo chiedere al dottor Tino Zampogna, che è anche presidente dell'Associazione Medici Cattolici Italiani della sezione di Novara, così di raccogliere qualche pensiero delle cose che ha sentito, e se questo può aiutare anche dei medici che lavorano nei nostri ospedali, che non sono certamente le strutture che ha incontrato Carlo Pari. Io volevo volevo ringraziare le Paoline per l'ospitalità, per anche la proposta e forse il nuovo modo di impostare, di lavorare, quello di collaborare con. Cioè, oggi abbiamo fatto un convegno assieme ad altre associazioni, stasera un altro incontro in cui delle realtà si incontrano e parlano e si comunicano ed elaborano dei discorsi. E quindi grazie davvero per questo, grazie quasi anche come amministratore, permettetemi di scindere un po' la mia personalità oggi, perché io credo che questa città ha bisogno che ci si muova tutti, dai commercianti, dai cattolici, dalle associazioni. Abbiamo proprio bisogno di far ripartire la città, e si comincia anche da questo probabilmente. Invece, per tornare al libro, per tornare alla persona del Carlo Urbani, io direi che sicuramente è una persona eccezionale, è una persona che a tutti deve insegnare molto. Credo che se davvero entrassimo in quella mentalità, e qualcuno di noi che è tornato, io non sono ancora andato da nessuna parte, ma chi è tornato, che ha avuto il mal d'Africa, obiettivamente, quando arriva qui e deve discutere della chirurgia estetica, probabilmente qualche problema se lo pone. Però è anche vero che qui ci troviamo tutti i giorni a litigare con realtà, con la burocrazia, come diceva Pier Davide, con situazioni che si potrebbero, con le quali si potrebbe, con tanti problemi che si potrebbero affrontare e risolvere molto più facilmente se sburocratizzassimo davvero un po' le cose. Però anche lì credo che se facciamo rete, se ci mettiamo a discutere di problemi banali, dalla disponibilità della sala operatoria, l'altro giorno per operare un suo malato che doveva fare un trapianto, ho dovuto supplicare che mi desse un letto lui perché io non sapevo dove metterlo. E questo qui, se io non lo operavo e lui non gli fa il trapianto, probabilmente andrebbe davanti a complicanze importanti. Eppure siamo davanti a queste cose. Però l'esserci supplicati, nel senso che mentre i suoi medici mi chiedevano tu operalo, io gli chiedevo tu dammi il letto, di fatto questa operazione l'abbiamo fatta. E quindi sono esempi, aneddoti, però sono aneddoti che ci fanno capire che forse dobbiamo davvero cercare di superare la burocrazia dialogando e affrontando i problemi così come vengono. Sicuramente la persona di Carlo Urbani è un esempio di coerenza con la quale tutti dobbiamo confrontarci. A me fa un po' paura, cioè io non so cosa avrei fatto in una situazione del genere, anzi probabilmente non, vigliaccamente non avrei fatto quello che ha fatto lui, rimarrò sempre il presidente dei medici cattolici pro tempore, no sempre, cioè per ora e basta, non scriveranno libri su di me. Però l'esempio è stato, c'è, per fortuna c'è gente che dà la vita, lui si stava occupando, da quanto mi sembra di capire, di schistosomiasi, aveva lavorato per risolvere un problema semplice dove i farmaci forse non costano neanche poi così tanto, e poi ha scoperto qualcosa di più importante, soprattutto ha pensato, anche questo è l'altro aspetto secondo me positivo, l'altro aspetto da cogliere, che nel momento in cui c'è stato il problema, lui ha gestito, a prescindere dall'aver poi individuato la malattia, però mi sembra di aver capito che ha circoscritto la malattia e quindi ha pensato in grande, ha pensato non solo all'oggetto, dal batterio che stava, o al virus, non so cosa sia, la gente, comunque non solo la gente che aveva causato l'infezione, ma come far sì che l'infezione finisse lì, perché poteva diventare un altro dramma. E quindi anche questo è un altro, secondo me è un altro insegnamento che dobbiamo anche cogliere, quello dal piccolo, dal particolare, dalla cosa piccola, pensare in grande, a
occuparsi un po' di quello che potrebbe essere le conseguenze di tutto. Conclude pure tu. No, lei non concludo. Vogliamo ringraziare anche Vincenzo per la sua presenza e le suore per la disponibilità della location della nostra presentazione. Non è la fiera del libro di Torino, però insomma abbiamo creato un mini stand almeno questa sera anche a Novara, e un applauso davvero anche a testimonianze. Volevo dire semplicemente un grazie per la vostra presenza, per aver accolto l'invito. Speriamo che sia il primo di una serie di altri incontri, altre partecipazioni. Sono d'accordo con il dottor Zampogna che è sempre più necessario collaborare insieme tra le associazioni per questa città. Grazie. Buon ritorno a casa, come si dice.